Come si è preparata Sitma a questa fiera Drupa 2016? Allora, Sitma si è preparata questa Drupa 2016 cercando di preparare uno stand che riflettesse le nuove scelte aziendali e soprattutto il nuovo concept comunicativo che fosse più possibile adattato a queste nuove scelte. Abbiamo utilizzato un'evoluzione del concept comunicativo precedente che appunto era sempre incentrato al tema dell'ottagono e volevamo appunto rafforzarlo, però questa volta legandolo finalmente a un messaggio e a un messaggio oltre a quello dell'innovazione tecnologica, anche finalmente di legarlo a quattro settori che contraddistinguono Sitma. Quindi si è cercato di dare molto spazio all'ospitalità nostra verso i clienti e soprattutto una grande importanza alla comunicazione video. Appunto presentando oltre al nuovo video aziendale anche i video di categoria che per la prima volta sono stati riadattati e messi seguendo appunto questa grafica e questo concept comunicativo. In questa nuova grafica e in questo stand abbiamo voluto rimarcare ulteriormente il nostro legame al colore rosso, che per noi è sinonimo di passione, passione legata alla nostra territorialità, lo stesso rosso passione che Sitma mette nell'assistenza ai clienti e nel proporre nuove idee, nuove soluzioni per migliorare il business dei clienti. Quest'anno a Drupa Sitma ha voluto portare qualcosa di particolare, di differente da quello che magari i nostri clienti tipicamente si aspettano. Normalmente in Drupa avevamo tante macchine, quest'anno abbiamo fatto la scelta di avere delle referenze, di vedere le macchine presso clienti in zona, quindi vedere le macchine in produzione reale. E invece sullo stand abbiamo voluto proporre qualcosa di strettamente legato a quello che è la storia della Sitma e quello che è il futuro della Sitma. E qui abbiamo portato la storia dei sistemi di saldatura di Sitma, e partendo dai primi anni 70, vediamo in alto a sinistra, saldatura longitudinale per il film, e fino all'ultima evoluzione al sistema più veloce di saldatura, fino a 40.000 confezioni ora per quello che è il settore di riferimento Sitma. Vediamo anche un radar. Esatto, perché il radar? In effetti il radar è quello che ha dato negli anni 70 a uno dei soci fondatori dell'azienda l'idea su come soluzionare un problema per appunto andare a saldare il film. C'era la necessità così di avere un device che ruotasse in rivoluzione senza soluzione di continuità per poter saldare a caldo il film stampato e allo stesso tempo portare la corrente a bassa tensione a questo device. E quindi al tempo c'era un po' questa tematica di come facciamo, come non facciamo, e l'idea a Daris Balestrazzi nello specifico venne proprio vedendo come un radar su una nave, e così riusciva a ruotare e pur essendo cablato e avendo corrente portata al sistema. E quindi facendo un po' di investigazione in tempi in cui non esisteva internet, quindi primi anni 70, andò a trovare questo piccolo device che al tempo si chiamava Mercotac. È un dispositivo a base mercurio che permetteva di soluzionare questo problema ed è lo stesso dispositivo che veniva utilizzato appunto nei RAN. Quindi ecco, qui in Drupa volevamo raccontare questa storia e raccontare questa storia che è un po' un cardine per l'azienda e per il modo di lavorare dell'azienda, che è un'azienda fatta di persone che appunto muovono le idee. Non so con quale risultato, ma questo è quello che volevamo raccontare ai nostri clienti e a chi magari non ci conosce, per dire ecco chi è la Sitma, cosa fa, chi sono le persone che lavorano e come lavorano alla Sitma.